Ripartiamo dal pallone, il nuovo sogno di Specchio dei Tempi è far giocare, far diventare grandi i bambini di Madonna di Campagna. Sì, l'associazione sportiva Madonna di Campagna è esemplare perché ha 7 squadre di calcio di bambini e bambine di 8 nazionalità diverse, quindi questo è un momento di integrazione importante. Specchio dei Tempi lo aiuta e lo aiuterà anche in modo progressivo, perché oltre al calcio c'è anche una serie di attività scolastiche, di sostegno eccetera, che aiutano moltissimo quel quartiere. Siamo allo Specchio Point, un posto dove negli ultimi 4 mesi sono passate migliaia di persone a chiedere aiuto. Possiamo dire finalmente quante ne abbiamo accolte. Tra le tredicesime degli anziani, Specchio Point e Alta Trinità, abbiamo distribuito 3.050 aiuti a persone sole anziane e a famiglie. Per far questo bisogna raccogliere del denaro, e quindi Specchio Point serve anche per ricevere le offerte di chi vuole continuare ad aiutare Specchio in queste attività. Ciao. Un ringraziamento ovviamente alla Fondazione Specchio dei Tempi per... Da un lato il lavoro straordinario che viene fatto nel realizzare iniziative come queste. Non capita molto spesso a chi ha un ruolo istituzionale di avere un'idea per caso, e ringrazio ovviamente per quell'incontro e tutti coloro che c'erano, avere un'idea e vedere che poi da un'idea parte effettivamente una progettualità e si costruisce una comunità attorno a questo progetto. Quindi il primo ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso questo possibile, renderanno questo possibile, a quello che fa la Fondazione appunto Specchio dei Tempi. Cioè, c'è Specchio dei Tempi ovunque in città, in senso positivo, no? E quindi noi vi vediamo dappertutto. Ti assicuro che lo sarà sempre di più. E quindi per questo vi ringraziamo. Da Torino sta avendo una rivoluzione. Che cosa insegna il calcio femminile a queste bambine che possono provare a realizzare i loro sogni? Naturalmente stiamo riuscendo ad avere quella visibilità per il calcio femminile che è sempre mancata, e quindi questo aiuta favorevolmente le persone ad avvicinarsi, iniziare a conoscere il calcio femminile, ad abbattere un po' di barriere anche culturali, quindi questo è importante perché si abbattono i pregiudizi e le persone sono molto più attente a seguire e anche piacevolmente sorprese poi nel vedere che il calcio femminile può offrire anche un ottimo spettacolo. Cosa può consigliare Saragama a queste bambine all'inizio della loro carriera? Di divertirsi, quello è il segreto, divertirsi e fare le cose con passione. Che calcio troveranno quando saranno grandi? Beh, penso che le cose si evolveranno molto in fretta, quindi troveranno un calcio, io mi auguro, femminile, molto più evoluto, molto più riconosciuto, perché credo che questo avverrà, siamo già su quella strada.